Io ho il piacere a questo punto di invitare qui sul palco, e vorrei un fragoroso applauso, il professor Ubaldo Mastromatteo della ST Microelettronica. E gli affido direttamente la parola. Grazie, grazie a Vincenzo, grazie a tutti, grazie ai presenti. Allora, questo qui è il sommario, lo leggiamo rapidamente: attività sulle reazioni in ST Microelectronics, reazioni nucleari o altro, questo è un punto interessante. Poi vi parlerò appunto di quegli esperimenti che io presentai a quella conferenza di cui ha parlato Vincenzo nel 2004 a Marsiglia, e quando ci fu la riunione conclusiva, più o meno con una platea come questa di oggi, c'era ancora Fleischmann vivente e aveva partecipato attivamente alla presentazione, e disse come conclusione che la mia presentazione, la nostra, perché collaboravo col professor Nassisi di Lecce, era stata per lui la più illuminante, la più interessante di tutto il convegno. E forse cercherò oggi, l'ho presentata già quindi altre volte, cercherò oggi di far capire perché fu giudicata così importante. E poi veniamo a qualcosa di più attuale, esperimenti fatti di recente in collaborazione con Francesco Celani e con altri partner italiani, e quindi esperimenti in un laboratorio che io ho attrezzato in ST Microelectronics sul nickel e sui fili di Costantana ricevuti generosamente da Celani. E un'analisi dei dati che chiaramente chi opera direttamente in laboratorio sa fare, ma presentare i dati come sono strutturati quando uno è in laboratorio e fa gli esperimenti per un pubblico non proprio addetto ai lavori non è una cosa semplice. Cercheremo di fare anche quello e vediamo se ci riusciamo. Allora, questa è una, scusate la slide molto affollata, però è semplicemente per dire che io di questa materia mi occupo dal 1994, perché avemmo alla ST Microelectronics, che si occupa di semiconduttori, un problema dovuto all'idrogeno presente in certi strati che vengono usati per la fabbricazione dei microchip. E allora con questo problema io feci un ragionamento, conoscevo più o meno la materia, avevo sentito parlare, e pensavo che si potesse fare con questi strati sottili ricchi di idrogeno un serbatoio di idrogeno solido da mettere a disposizione per un eventuale film metallico che potesse assorbire questo idrogeno. Quindi avevo fatto una struttura a stato solido miniaturizzata e mi ero ispirato agli esperimenti di Siena, di Piantelli, quindi avevo intenzione di operare con strati sottili di nickel e idrogeno. Nel 2004 poi feci questi esperimenti di cui parlerò tra breve, e attualmente, diciamo, siccome l'interesse su questa materia dopo le presentazioni di Rossi è molto aumentato, mi hanno dato un maggiore spazio all'interno della ST Microelectronics per occuparmi di questa fenomenologia. Quindi niente di strano, qualcuno dall'esterno critica, ma la ST Microelectronics si occupa di queste cose esoteriche, e insomma, non vi dico, insomma, i critici cercano di, come si dice, quando di criticarmi all'interno di ST stessa, facendo riferimento alla direzione generale, però il direttore generale è molto amico mio, per cui fino adesso non c'è. Adesso va in streaming, non so se lui sta guardando, ho detto che è molto amico mio, sì è vero, d'accordo, però no, non esageriamo. Allora, anno 2003, e gli esperimenti presentati nel 2004 sono partiti qualche tempo prima, nel 2003, e adesso voi potete anche leggere, però vi racconto io quello che c'è scritto, quindi potete evitare di sforzare la vista su quelle scritte. Il professor Nassisi all'Università di Lecce aveva fatto degli esperimenti molto semplici ma molto significativi come risultati,
utilizzando dei piccoli frammenti di palladio bulk dello spessore di qualche centinaio di micron, quindi diciamo un foglio di palladio spessore, mettiamo 200 micron, qualcosa del genere, dimensione un centimetro quadrato, inserendo questo in una camera d'acciaio in presenza di deuterio e idrogeno, e questa camera d'acciaio aveva la struttura tale per cui da una parte c'era una finestra di quarzo, e attraverso questa finestra di quarzo, come vedremo tra un momento, lui mandava dei fasci laser sia ai cimeri fluorocripton da lui costruiti, questi nel suo laboratorio dell'Università di Lecce, oppure laser elio-neon a bassissima fluenza, quindi energia specifica per centimetro quadrato estremamente ridotta, per non creare sulla superficie del palladio dei problemi alla struttura, ma semplicemente per vedere l'effetto, diciamo, di un irraggiamento molto molto tenue della superficie. Allora ci incontrammo a qualche conferenza, non ricordo bene dove, e decidemmo di ripetere i suoi esperimenti però su chip di silicio con uno strato sottile di palladio, per mettere in evidenza meglio l'eventuale produzione di calore, perché il film sottile, se si produce una reazione nucleare, non è in grado di dissipare il calore attraverso il substrato, e quindi la sua temperatura sale e avremmo dovuto vedere delle alterazioni molto più importanti rispetto a quelle che aveva visto lui. E allora io in laboratorio preparai dei campioni da una fetta di silicio che usiamo per la costruzione dei circuiti integrati, uno strato isolante sopra, e sopra questo strato isolante un mezzo micron di palladio e uno strato di adesione che di solito si usa titanio. Quindi silicio sotto, uno strato di ossido sottile un micron, sopra titanio palladio, e poi questa fetta di silicio a quell'epoca usavamo i 6 pollici di diametro, è stata tagliata in frammenti di un centimetro quadrato per poter fare questa prove. Vedete qui nella slide, a sinistra è schematizzata la camera in acciaio, che all'interno ha il supporto per sostenere queste due piastrine. Adesso se qui c'è un cursore, eccolo qua il cursore, eccolo qua. Sì, no, va bene così. Vedete la freccettina? Questo qui è il nostro quadratino di silicio, che c'è il palladio sopra, e questo è il supporto in acciaio, e dalla parte opposta del chip che viene usato, messo in prova, c'è un chip di riferimento. Quindi è una prova, noi diciamo così, differenziale, per vedere che cosa succede al materiale trattato col laser e al materiale non trattato. Questo qui è il laser, c'è un sistema di focalizzazione blanda del fascio, e all'interno della camera di acciaio era immesso, dopo aver fatto una pulizia sottovuoto e vari cicli di degassaggio, o deuterio o idrogeno a 4 bar. 4 bar, questo qui è il coso. Chiaro, no? Questa qui è la camera, vedete, ha la dimensione più o meno di una bottiglia di acqua minerale, più stretta magari, e lì si vede la finestra di quarzo, e c'è la foto dell'illuminazione dell'interno della cavità da parte del laser. Ecco, questo qui è uno spettro di caratterizzazione del materiale che viene fatto con una microsonda all'interno del microscopio elettronico, di solito diciamo un'attrezzatura un pochettino da specialisti. Questa attrezzatura è in grado di bombardare la superficie con un fascio di elettroni di una certa energia che si può regolare, e per eccitare gli strati più interni del guscio elettronico degli atomi del materiale in questione. E si può quindi esaminare con una certa risoluzione i
i vari tipi di materiali che sono presenti nel film osservato a questa microsonda, al microscopio elettronico. Questo qui è lo strato di riferimento di palladio e vedete che lo spettro evidenzia soltanto palladio, silicio, titanio e un po' di ossigeno. L'ossigeno ovviamente è presente nello strato di ossido di silicio, il titanio come strato di adesione, il silicio è il substrato, quindi non c'è da meravigliarsi del picco del silicio, però essenzialmente diciamo, il film è palladio. Questo campione di riferimento irraggiato con il laser in atmosfera non di idrogeno, non di deuterio, praticamente rimane assolutamente inalterato. Questi qui invece sono delle porzioni osservate al microscopio elettronico del materiale dopo che ha subito il test. In questo caso il test è stato fatto in deuterio a temperatura ambiente alla pressione di 4 bar con irraggiamento da laser elio neon, che è scritto lì, per un tempo di qualche settimana. Adesso i giorni esatti non lo ricordo, però queste prove sono state prove abbastanza lunghe. Quello che si osserva che ci sono sulla superficie molte zone alterate, di cui queste due foto sono un esempio. E nelle foto alterate si vede proprio che il materiale è fuso e risolidificato. Cioè il film, come avevamo previsto, il film di palladio si è fuso in alcune zone. Dice, perché non si è fuso dappertutto? È proprio questo il problema della fusione fredda, di questi meccanismi, che avvengono in maniera abbastanza impredicibile sulla superficie. Però più è lungo il test, fu lungo il test, e più zone alterate si sono osservate in deuterio. Facendo questa è un'altra fotografia, su questa, quella di sinistra si vede chiaramente che c'è tutta la zona completamente fusa al centro, che è diventata scura perché il film di palladio praticamente si è ritirato, no? Per effetto della fusione e risolidificazione. Poi tutta una zona intermedia dove c'è stata una fusione senza alterazione della struttura grossolana del film, e quindi si vede proprio che c'è stato un meccanismo di produzione di energia, anche tanta, perché il palladio fonde a più di 1500 gradi. Quindi abbiamo sicuramente capito che c'erano stati degli episodi su questo film di creazione di energia non di tipo chimico sufficiente a portare il palladio localmente alla fusione. E questo chiaramente l'analisi è proseguita nelle zone alterate per verificare se c'era una qualche firma di tipo nucleare che confermasse che la quantità di energia sviluppata così sufficiente per fondere il palladio fosse effettivamente di questa origine. E esaminando quelle zone alterate si vede che sono stati identificati altri materiali non presenti in precedenza, perché il film di palladio da noi usato è il più puro che c'è in giro, perché nella fabbricazione dei semiconduttori si usano i materiali al massimo grado di purezza. E quindi abbiamo osservato in tutte le zone alterate la presenza di sodio, magnesio, alluminio. Il silicio teniamo conto che c'era già, però il picco del silicio normalmente risulta più alto. Zolfo, cloro, potassio, calcio e palladio. Carbonio e ossigeno sono normalmente presenti quando si estrae il campione, si espone all'aria, l'anidride carbonica presente crea sempre tracce di questi due elementi, anche se i picchi sono decisamente più alti di quelli che ci si aspetterebbe. Queste sono altre tre spettri, e di spettri se ne possono fare, siccome sul quadratino di silicio col palladio sopra ce ne sono di queste alterazioni un'infinità, si possono fare analisi a volontà.
Questo qui invece è un altro esperimento, sempre su questi campioni, però usando un altro tipo di laser, laser a cineri. E anche in questo caso si osserva la presenza di elementi che non erano presenti nel materiale. Però qui vedete che c'è una differenza, non ho trovato esperimenti fatti in deuterio con gli eccimeri, qui siamo in atmosfera di idrogeno. E tra idrogeno e deuterio abbiamo notato un'importantissima differenza che tra un momento vi illustro. Questo qui è ancora deuterio con le eccimeri, prima era deuterio con elio neon, eccetera, eccetera. Insomma, la sostanza è riassunta poi in questa tabella che riassume gli elementi trovati come trasmutazioni nelle zone dove il materiale era effettivamente risultato fuso. Vedete una cosa importante, a sinistra ci sono le due colonne dell'idrogeno, a destra quelle del deuterio. Con il deuterio abbiamo meno elementi che si formano rispetto a quello che si forma con l'idrogeno. Ma quello che è importante notare è che anche il chip di riferimento, quello non esposto alla radiazione laser, nel caso del deuterio presenta alterazioni della superficie e trasmutazioni. Questo vuol dire che è un pochettino quello che è stato detto stamattina, che le trasmutazioni nucleari avvengono anche in condizioni normali, effettivamente è vero, noi l'abbiamo riscontrato, più che dire che è vero, noi l'abbiamo osservato. Mentre è importantissimo è vedere che con l'idrogeno, se non c'è l'eccitazione del laser, non c'è la formazione di alcuna alterazione della superficie e quindi nemmeno la presenza di elementi di trasmutazione. Ma la cosa ancora più importante che ci tengo a sottolineare in questa sede è che molti osservatori non hanno, secondo me, apprezzato o dato sufficiente valore è che tutti gli elementi trovati hanno un peso atomico più leggero, più inferiore a quello del palladio. Quindi parlare di fusione nei nostri esperimenti è improprio, si tratta evidentemente di fissione. Però la fissione del palladio o del nickel, che vedremo tra un momento, per assorbimento dell'idrogeno è una reazione endoenergetica, quindi non è possibile. E per avere trasmutazioni per fissione di questi materiali è necessario che ci sia, almeno in teoria, il principio di conservazione dell'energia si mantiene valido se l'assorbimento da parte del palladio consente una reazione dei nuclei di palladio con più di un idrogeno, o due idrogeni, o un idrogeno, un deuterio, due deuteri e cose di questo genere. Questo è interessante perché ci fa vedere, per esempio, che nel caso abbiamo fatto una simulazione statistica cercando di capire tutte queste reazioni, che nel caso del deuterio c'è un elemento che non si forma, il cobalto, si forma solo con l'idrogeno. Effettivamente in tutte le combinazioni di reazioni di assorbimenti multipli dell'idrogeno e del deuterio abbiamo visto che il palladio non forma il cobalto. Il cobalto non si forma perché non c'è, la reazione non è esoenergetica. E questo attribuisce a questo spiegazione una certa validità, però direi di non spingerci oltre sulla teoria perché altrimenti magari creiamo delle aspettative eccessive. Qui vedete che è riportata una slide, la fonte è un workshop di Pontignano vicino Siena nel 2005, sponsorizzato appunto dal gruppo di Piantelli e da Bill Collis di Asti, dove vennero riportati su un poster gli spettri
delle reazioni di, chiamiamole, di fusione fredda, di low energy nuclear reaction di Piantelli sul nickel in idrogeno. A destra in alto abbiamo lo spettro del nickel non trasmutato, diciamo, dove non è avvenuta reazioni. Gli altri tre spettri mostrano gli elementi provenienti dal nickel, dove è avvenuta chiaramente, visibile al microscopio, una alterazione della superficie della barretta del campione, e si vede che gli elementi sono più o meno gli stessi che abbiamo trovato noi col palladio, cioè tutti elementi più leggeri del nickel. Anche in questo caso bisogna attribuire il processo di generazione di energia non a una fusione, ma evidentemente a una fissione. Quindi silicio, magnesio, alluminio, calcio sono elementi che si presentano molto frequentemente. E andiamo avanti. Più di recente, appunto con il supporto di Francesco Celani dell'INFN, ho ricevuto del materiale Costantana, quello che lui usa, da lui trattato in maniera opportuna per avere la superficie nanostrutturata, e ho potuto inserire il materiale avvolto, come vedete qui, su una piastrina di ceramica. Questa è una piastrina di ceramica, questo è il filo di Costantana a 200 micron di diametro, e avvolto su questa piastrina fatta apposta con delle indentature in modo da poter avvolgere in maniera regolare il filo. E qui a sinistra della piastrina c'è un riscaldatore fatto in silicio su cui è ricavato un resistore di platino per portare questa piastrina di silicio di 2 cm quadri fino a 400-450 gradi. E questo qui è il supporto, questi due sono i collegamenti elettrici per poter riscaldare il resistore. Il resistore è sul retro della piastrina. Sul fronte c'è uno strato di ossido isolante in modo tale da non fare dei cortocircuiti con il silicio. E qui vedete la piastrina di ceramica col filo avvolto poggiata sul riscaldatore. Il riscaldatore poi è inserito all'interno di questa camera. È una camera un pochettino brutale, però è molto comoda perché nel giro di un'ora si può inserire dentro il materiale. Quindi si può iniziare un test nel giro di pochissimo tempo, cosa che, diciamo, normalmente per chi fa questo tipo di esperimenti con il gas, penso a Piantelli, penso ad altri, e insomma, per preparare la camera, mettere dentro il materiale, fare il vuoto, pulire tutto, eccetera, eccetera, ci vogliono ore se non giorni. E qui invece nel giro di pochissimo tempo, dopo aver condizionato la camera col vuoto e tutto quanto, si può inserire all'interno quel materiale che avete visto prima. E con quel supporto lì di silicio e quella camera lì, si può inserire dentro il riscaldatore il materiale. Abbiamo iniziato con delle piastrine di nickel. Qui vedete la piastrina di nickel su cui era stato elettrodepositato del nickel, il nickel elettrodepositato per avere una superficie un pochettino più porosa. E questa piastrina di 1 cm² era stata appoggiata sopra il riscaldatore, messa dentro la camera, immissione di idrogeno a una pressione di 500 millibar, circa 500-600 millibar, e abbiamo fatto delle prove portando questa piastrina di silicio a 300-400 e anche più gradi. E abbiamo visto che a una certa temperatura abbiamo visto un piccolo accenno di una produzione in eccesso di calore, molto piccola, per la verità parliamo di 200-300 milliwatt, quindi una cosa veramente esigua, però abbiamo detto forse c'è, forse non c'è, comunque sì, siamo andati avanti considerando anche quella, un errore di misura magari. Poi finita la prova abbiamo estratto questa piastrina di silicio, l'abbiamo osservata al microscopio elettronico e c'erano un paio di zone alterate come per la piastrina di palladio di cui vi ho parlato prima,
e ho analizzato, lì c'è una zona chiaramente alterata, questa qui che vedete nella foto, la dimensione di questa alterazione, parliamo di 200 micron per 200 micron, è una cosa estremamente piccola, però è significativa, perché analizzando lo spettro, qui con una microsonda di tipo nuovo, che c'è anche una rappresentazione grafica un pochettino più carina, abbiamo visto che la presenza degli stessi elementi che praticamente ha visto Piantelli e abbiamo visto anche noi col palladio. Quindi sempre materiali, sodio, magnesio, alluminio, silicio, zolfo, la piastrina di nickel puro, nickel 100%, se si fa l'analisi in una zona dove non c'è nessuna alterazione si vede nickel e basta. Quindi calcio, zolfo, silicio, eccetera. La superficie, ecco, adesso veniamo al filo di Costantana. Ho fatto diversi esperimenti con un filo mio, prima che Celani mi desse quello preparato da lui, e qualcosa abbiamo visto anche con quel filo. E se si osserva il filo a fine esperimento, si vedono delle zone, qui nella foto dove il filo è poco ingrandito, si vedono delle piccole macchioline nere, non so se riuscite, dove se si ingrandiscono si vede qualcosa del genere. E se si analizzano queste zone qui, ancora si trova praticamente tutta una serie di materiali che nel filo non dovrebbero esserci. Il ferro un pochettino potrebbe esserci nella costantana, rame nickel è la composizione della costantana, il manganese pure un pochino, il ferro potrebbe esserci ma non è detto, però vedete ancora calcio, potassio, cloro, zolfo, alluminio, silicio, magnesio, sodio, fluoro, ossigeno e carbonio, quelli non li consideriamo. E andando avanti, qui trovare queste zone, io prima le guardo al microscopio ottico, poi prendo il pezzettino di filo, lo metto su un campione per microscopia elettronica e vado al microscopio elettronico e faccio l'analisi nei punti sospetti, e quasi sempre c'è evidenza di queste trasmutazioni, che anche in questo caso qui sembrano riportare a fissione del materiale, 500 millibar fino a 400 gradi. Ecco, qui bisogna stare attenti quando si fanno queste prove, perché qualcuno parla, ma emette radiazioni, non emette radiazioni, allora noi ci siamo attrezzati, come probabilmente Francesco è altrettanto attrezzato nel suo laboratorio, con rivelatori gamma e rivelatori di neutroni. A sinistra vedete l'istogramma del flusso di neutroni intercettato dal rivelatore. I rivelatori di neutroni di solito hanno una sezione d'urto piuttosto piccola, per cui tipicamente lo spettro di neutroni dice che c'è un flusso sul detector di 5 neutroni all'ora. Questo è il fondo, però se ci fosse produzione di neutroni dalla camera, con un fondo da 5 neutroni all'ora si vedono molto bene. Il fondo, vedete, praticamente non ha nessun picco di neutroni a valori che possono essere 20, 30 o 50 o 1000, non lo so. Però se ci fosse produzione di neutroni si vedrebbe in maniera molto chiara. A destra vedete il grafico, lo spettro gamma del fondo di radiazione del laboratorio, con il detector puntato sul reattore. Questo spettro, se catturasse emissione gamma dal reattore, lo metterebbe subito in evidenza, perché il detector è schermato da uno strato di piombo piuttosto spesso, un 4 cm di piombo, per cui il counts, cioè i conteggi di raggi gamma della radiazione di fondo del laboratorio, si abbattono da 300 al secondo a circa 30 al secondo. Quindi abbiamo, diciamo, uno strumento molto sensibile, che cattura praticamente tutta la radiazione di fondo che proviene dalla zona del reattore.
con 30 counts al secondo, se ci fosse anche una minima produzione di raggi gamma durante la reazione, noi la vedremo in maniera molto distinta. Considerate che se ci fossero reazioni nucleari che emettessero gamma anche da un MeV, praticamente la quantità di energia che noi abbiamo osservato prodotta, se ci fosse ogni reazione che produce un gamma, avremmo dei picchi spaventosi, bisognerebbe chiudere tutto subito e scappare, se si fa in tempo. Però si vedrebbero dei picchi enormi di radiazione, perché anche 100 milliwatt di eccesso di calore con ogni reazione che produce un gamma, parliamo di 10 alla 11 eventi al secondo, eh? Cioè parliamo di numeri folli. Quindi gamma per fortuna non ce ne sono, perché se ci fossero in questo tipo di reazioni non si potrebbe fare un oggetto utilizzabile, quindi questo è fuori di dubbio. Per fortuna le cose vanno così. Adesso arriviamo al grafico, è quasi finito, al grafico un pochettino più problematico dal punto di vista della esposizione e chiarificazione di cosa vuol dire, perché raccoglie in due finestre grafiche tutta una serie di esperimenti fatti con 25 centimetri del filo di Celani e alcuni esperimenti fatti con all'interno soltanto il riscaldatore, perché per capire se c'è una produzione in eccesso bisogna prima calibrare la camera dando energia all'interno della camera e vedere l'esterno della camera che temperatura si porta. Quindi gli esperimenti di calibrazione devono giacere su una curva di calibrazione, che è quella bianca sottile che si vede lì, in cui si dice che il comportamento della camera segue un modello termico che rappresenta semplicemente l'energia che io metto dentro. Okay? Se i punti si discostano da quella linea bianca, vuol dire che all'interno del reattore, se si discostano verso il basso, vuol dire che io raggiungo la stessa temperatura esterna della camera con una potenza inferiore data dall'alimentatore. E c'è una potenza in eccesso prodotta da qualche reazione. Tutte queste misure sono state fatte tenendo il materiale con una PT100 messa a contatto del filo a temperatura costante. Quindi noi abbiamo fatto una salita in temperatura e abbiamo imposto al sistema, con un sistema di controllo sull'alimentazione, di tenere l'oggetto a 200 gradi, 220, 200, eccetera, eccetera, fino a circa 400 gradi. Quello che si vede è che ci sono state dei test di calibrazione che hanno dato praticamente del rumore attorno al valore zero di energia prodotta. Però ci sono stati altri test col filo di Celani, appunto, in cui si è arrivati circa a 2 watt con 25 centimetri di filo di costantana. E questo secondo noi è un risultato buono. Ancora certamente 2 watt in eccesso rispetto a una potenza che, per come è fatta la camera, per portare tutto il sistema a regime, parliamo di 17-18 watt totali che io devo dare dall'esterno. Però se la camera fosse fatta in maniera molto diversa e diciamo con criteri per poter ridurre la potenza messa dall'esterno, si potrebbe dare pochi watt per avere questa produzione. Questo, diciamo, il criterio, l'uso di questo reattore è semplicemente per studiare che cosa succede, non è per fare un reattore efficiente con un COP che tutti vanno cercando, 2 o infinito o 100. Non è il reattore giusto, non è fatto bene, e la quantità di materiale dentro è troppo poca. 25 centimetri di filo sono 50 milligrammi, quindi se io comincio a mettere dentro un grammo di filo
ho 40 volte quella produzione, se tutto va in proporzione, giusto? Metto un grammo, se metto un chilogrammo, ho 40 kilowatt, ammettendo di poter mettere un chilogrammo in un reattore del genere. Però, diciamo, capite, le prestazioni possono essere decisamente migliorate. Quelle prove, alcune hanno dato esito molto interessante, magari mettendo non solo l'idrogeno all'interno, ma anche qualche altro materiale in forma gassosa, e questo è quanto. Io qui avevo preparato una slide che vi invito a non leggere assolutamente, in cui c'è scritto esattamente quello che vi ho detto a voce, che il modo di rappresentare i risultati dei test che noi facciamo è per addetti ai lavori, chiaramente, e noi dobbiamo cercare di raffinare quella metodologia, facendo critica a noi stessi di tutti gli errori che potremmo aver commesso nel procedere nella sperimentazione. Io ritengo che l'errore stimabile nel nostro caso sia di qualche centinaio di milliwatt, quindi quando abbiamo i 2 watt o più possiamo essere abbastanza certi che c'è stata effettivamente una reazione. La firma di queste reazioni è data poi dall'osservazione delle trasmutazioni sul filo. Purtroppo per fare queste osservazioni poi al microscopio elettronico bisogna prenotarsi, bisogna cercare l'engineer che è in grado di usare la macchina, quindi non sempre si riescono a fare in tempo reale, bisogna aspettare un po' di tempo. Conclusioni. A me pare che le sperimentazioni fatte nel 2004 diano la conferma, la concretezza dell'esistenza di queste reazioni nucleari. La spiegazione teorica di queste osservazioni a me sembra ancora abbastanza lontana, anche se l'interpretazione che abbiamo dato noi della fissione non è assolutamente condivisa. È quello che mi spiace, anche perché questi risultati sono stati presentati a varie conferenze, ma questo punto, che a me sembra molto importante, non è mai stato messo particolarmente in evidenza. E tutti vanno nella direzione di cercare la fusione deuterio-deuterio col palladio, cosa che io do ragione agli scettici, do ragione che la fusione deuterio-deuterio per dare elio deve avere una controfirma paurosamente negativa, nel senso che ci deve essere emissione di gamma a manetta, cioè non si può. Anche le reazioni di formazione dei neutroni, anche su quelle io sono piuttosto critico, perché non hanno una spiegazione che sta in piedi, si sottopone a tantissime critiche. E poi, se si formassero i neutroni, l'ingresso dei neutroni nel nucleo, normalmente associato a un rilassamento del nucleo che acquista energia in più con emissione di gamma. E quindi anche questa strada a me sembra molto problematica. Comunque, l'attivazione casuale della superficie del materiale attivo indica una bassa probabilità delle condizioni di innesco delle reazioni. Questo è il commento che facevo prima. Perché solo in alcuni punti e non dappertutto? Se avvenisse dappertutto la reazione saremmo rovinati, perché si fa un lampo, c'è un'esplosione micidiale e tutto finisce. Per fortuna la reazione è poco probabile. Quindi bisogna trovare qualche meccanismo che aumenti questa probabilità per poterla dominare. La storia del laser è interessante, perché col deuterio, anzi con l'idrogeno, noi abbiamo visto in quegli esperimenti lì che il palladio solo col laser si muove, dà luogo a qualche reazione. Quindi vuol dire che la reazione è poco probabile e c'è qualche meccanismo che aiuta questa probabilità a salire. No? Anche il deuterio che provocava sul palladio, sia sul riferimento che sulla parte irradiata, le trasmutazioni, sulla parte di riferimento ne provocava molte meno. Quindi vuol dire che l'effetto del laser era
un incentivo all'aumento di questa probabilità. Alcuni stimoli laser, sì, appunto questo qui che stavo dicendo, ho provato il laser sulla costantana, sul filo, il laser helio neon, però non abbiamo visto nulla. Abbiamo provato sia sul nickel, sulla piastrina di nickel che vi dicevo prima, e sul filo di costantana. Su questo materiale, lasciato lì il laser anche per parecchie ore, non ha prodotto alcun incremento del calore prodotto. La potenza specifica è quella che vi dicevo prima, dell'ordine delle decine di kilowattora per chilogrammo. Parliamo di, se tutto va in proporzione a quei 2 watt che abbiamo visto con 50 milligrammi, abbiamo 40 kilowatt per chilogrammo. Però è un'estrapolazione un pochettino forse riduttiva. Probabilmente si potrà in futuro riuscire ad avere qualcosa di più. Direi che vi ringrazio per l'attenzione.